Un settore in ginocchio, quello dell'agricoltura. Dalle arance all'olio di oliva, il comparto agricolo infatti vive un momento di forte crisi, con numerose aziende che hanno chiuso nel 2015. Prezzi stracciati di vendita dei prodotti agricoli per competere con i mercati esteri, con cui i produttori a fatica riescono a coprire costi sostenuti. Indebitamento degli agricoltori per far fronte al pagamento delle imposte e conseguente moltiplicazione delle iscrizioni al ruolo. Questo è lo scenario dell'agricoltura siciliana. A poco e nulla, secondo il Movimento dei Forconi, sinora sono serviti i piani di sviluppo rurale per il rilancio del settore, argomento che sarà approfondito e discusso nel corso di un incontro con l'assessore regionale alle risorse agricole e alimentari Antonello Cracolici. Oggi più che mai gli agricoltori sono infatti pronti alla mobilitazione. Ormai da troppi anni vediamo che la regione siciliana con il PSR dice di rilanciare l'agricoltura, però i dati dicono che l'agricoltura nelle nostre zone e in tutta la Sicilia soffre un momento difficilissimo, non un momento difficilissimo causato ora dalla crisi, un momento difficile strutturale negli anni. PSR oggi sono serviti ben poco, tranne che a rovinare altri giovani o altre persone che si sono illusi che poteva essere la panacea dei mali. Oggi Cracolici farebbe molto più, non lo so, con molto più senso di responsabilità dovrebbe spiegare agli agricoltori come uscire dalla crisi, visto che lui fa parte di un partito, il PD, che il PD ha votato tutte quelle che sono gli accordi con l'interscambio con Marocco, Egitto e robe varie. Io credo che dare la possibilità agli agricoltori di avere la macchina e poi non ci sono le strade su cui poterla guidare porta l'agricoltura a sbattere. Quello che colpisce l'agricoltura oggi, intanto al discorso burocratico, da sempre un male nel settore agricolo, poi abbiamo il problema della commercializzazione. Oggi noi siamo costretti a produrre e a vendere sotto costo per andare dietro ai mercati tunisini, i mercati marocchini, i mercati egiziani, che riescono a produrre molto a costi inferiori di quanto produciamo noi. Perciò se bisogna stare su un mercato bisogna rincorrere quei prezzi e le aziende falliscono, non possono competere con chi paga la manodopera 1 euro, 2 euro al giorno, con chi usa prodotti fitosanitari da noi banditi 30 anni fa e lì ancora li usano.